Ragazze, bentornate sul mio canale. Finalmente il get ready che vi ho promesso da 2 settimane ormai quasi, anzi senza il quasi. Allora, oggi sarà un get ready barra haul e anche un po' tipo recensione di alcuni prodotti. L'unica cosa che ho fatto sono già le sopracciglia e vi dico che cosa ho utilizzato. Ho usato la matita di Benefit, la Precisely My Brow Pencil nella colorazione 5. E sempre nella colorazione 5 il Foolproof Brow Powder, questo qua, con il pennello sempre di Benefit che amo, è il pennello per le sopracciglia migliore mai provato, perfetto veramente. E questa è la polvere che io sto usando da 2 anni e cioè ancora non c'è il buco perché dura tantissimo. E quindi queste sono le sopracciglia. Ho già messo la crema, il contorno occhi, sempre quello di Origins, e ho anche già messo il primer, quello di NYX, quello al miele, che vi faccio vedere sempre, infatti non mi dilungo. Poi mi ha appena suonato il corriere, quindi vi faccio vedere perché ero intenzionata a usarlo, però non voglio rischiare a fare il primo utilizzo in un video perché se poi viene cagoso il risultato mi scoccia. Da Estée Lauder tramite Octoly ho ricevuto questo kit, mezzo trucco, mezzo skincare. Il set è composto da un mascara in full size ed è il Suntus Extreme Lash Volume Mascara, che sono curiosissima di provare. E poi c'è uno struccante occhi e un contorno occhi di questa linea di cui ho anche il siero. E lo voglio aprire insieme a voi. Ok, questi sono i prodotti. E anzi, se avete provato qualcosa, magari fatemi sapere. E sicuramente proveremo qualcosa insieme, ve ne parlerò anche in qualche video di skincare perché la voglio assolutamente fare. Infatti mi è arrivato però questo già da qualche giorno, cioè io questo l'ho utilizzato per 3 sere e si tratta del detergente viso di Origins che è sotto forma di crema. Ne serve pochissimo, ma pochissimo vuol dire tipo così. È da 150 ml questo flacone, penso che durerà una vita, meno male ha 24 mesi di scadenza dall'apertura. Anche questo l'ho ricevuto tramite Octoly da Origins e l'ho già iniziato a provare ed è perfetto per questa stagione fredda. Però con questo mi ci lavo il viso la sera, però approfondiamo poi in un video specifico per la skincare. Ora, per quanto riguarda la base, sicuramente utilizzo il fondotinta Even Better, questo qua di Clinique, che è il fondotinta mio preferito del momento. Mi piace tanto 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 perché ha una ottima coprenza e più che altro fa un bell'effetto poi nel corso anche della giornata, tiene benissimo, lo adoro. E video haul Sephora perché mi è arrivato, diciamo, il regalo di Natale, come vi avevo detto su Instagram, mi trovate come alessia.casprini. Mi sono presa appunto con i soldini della nonna di Nello, precisi precisi, 3 prodotti di Fenty Beauty, più mi sono comprata io a parte il correttore di Huda Beauty. Ma andiamo per gradi. Ho comprato la spugnetta di cui ero curiosissima, pagata 13,90 €. Questo è il pack esterno e io ancora non l'ho utilizzata perché volevo appunto fare il video. E quindi ora stoppo un attimo, la vado a bagnare e la testo insieme a voi. Ho voluto provare questa di Fenty perché ne ho sentito parlare bene. Io adoro truccarmi con le spugnette e perché rispetto alla Beauty Blender classica fatta a ovetto, questa ha una sezione tagliata, ma non vi racconto niente di nuovo, con una sezione piccolina di precisione. Voglio vedere un attimo come è. Volevo anche utilizzare i 2 fondi di Kiko e di Essence che mi avete visto, sì, di Essence che mi avete visto nell'ultimo video, ma sinceramente la voglio utilizzare con il mio fondotinta preferito di cui so benissimo la resa essere veramente top con qualsiasi applicatore. La bagno e torno. Non so se è normale, ma la spugnetta ha fatto la schiuma quando l'ho bagnata. E si sente come se ci fosse del detergente dentro, non lo so. Io sono solita spruzzarci anche un po' di Fix Plus perché mi dà l'idea che poi venga ancora meglio
aiuto, la stesura del fondo ha inquietato quella bella schiuma che è venuta fuori dalla spugnetta. Sembra molto morbida, ma boh. Partiamo. Ma puzza, ma che ha sta spugnetta? Allora, la spugnetta mi è piaciuta tanto. Ho applicato il fondotinta molto bene, più che altro la trovo veramente molto buona, come la Beauty Blender e come quella di Real Techniques, che sono molto buone. Più areata rispetto a quella di Nabla, che è altrettanto morbida, ma trovo abbia una composizione diversa, quindi meno male, e spero che duri anche nel tempo, visto il costo. E ora, invece di farvi vedere le altre cose di Fenty, che sono due prodotti labbra, ho preso un altro rossetto, il mio terzo rossetto di Mademoiselle, una delle nuove colorazioni, e poi ho preso il mio secondo gloss bomb. Però queste cose le mettiamo un attimo da parte e vi faccio vedere il correttore, che è l'Overachiever Concealer. La colorazione che ho scelto io è la Cotton Candy 08B. Ci sono ben 10 ml di prodotto, non ho mai visto un correttore che contenesse così tanto prodotto, e il costo è appunto 28,90 euro. Un salasso, infatti mi era preso un infarto. Però parlando con voi appunto su Instagram, se si pensa a quanto prodotto c'è nei correttori normali, siamo intorno ai 5 ml, puoi arrivare forse a volte 7, ma di solito sono intorno a 5, cioè questo ha ben 10 ml di prodotto, e se il prodotto è valido, perché no? Mi piace molto il pack perché, pur essendo un correttore che contiene 10 ml di prodotto, è molto piccolo, compatto, pratico, perché si può spremere, e poi ha questa caratteristica, che non sapevo se era un pro o un contro, di avere l'applicatore in metallo, che consente appunto di decongestionare la zona. Mi piace anche che ci sia la colorazione poi riportata anche sul dietro. E promettono, è un correttore cremoso ad altissima coprenza, quindi io l'ho già provato perché ero troppo curiosa. Faccio uscire io un pochino di prodotto, però poco, e cerco già di andarlo a posizionare, e si sente, è il fresco. Io sento proprio il fresco senza aggiungere altro prodotto, senza strizzare. Allora, io devo dire la verità, rimango sempre molto più fan dei correttori con l'applicatore, con la spugnetta tipo lip gloss, perché forse li trovo più pratici, però questo vi consente di essere anche più precisi. Di solito io lo applico su tutte e due le occhiaie, però oggi faccio così, faccio prima un occhio e poi un altro, così almeno potete vedere anche voi la differenza. Ovviamente ci ho passato il fondotinta qua. Lo vado a stendere con questa spugnetta tagliata, che dovrebbe essere di Real Techniques. Dico dovrebbe perché questa me l'ha regalata Enza, perché mi sa che aveva un kit, questa me l'aveva regalata lei. E io vado semplicemente a tamponare. Non ho abbondato col correttore, come a volte scendo un pochino in più, e dopo lo voglio mettere anche come primer, perché io mi sto trovando molto bene a utilizzare il correttore a mo' di primer. Non tutti i correttori funzionano alla stessa maniera. Il migliore di tutti è il Close Up Concealer di Nabla, in tutto e per tutto. È proprio il mio correttore preferito, insieme al Naked Skin di Urban Decay. Difficile scegliere fra i due, ma forse sceglierei quello di Nabla perché è più performante a livello di piallatura. E questo è l'effetto. Oggi non ho molte occhiaie perché, nonostante sono stata malata, poi di qua ho la luce, vabbè, comunque. Ora faccio anche l'altro occhio. Faccio uscire sempre poco prodotto.
Lo avevo fissato con questa cipria di Kat Von D, se non mi sbaglio, una volta anche con quella di NYX. Oggi non so se fissarlo o no, o fissare semplicemente in modo molto leggero la base, perché comunque mi piacerebbe fare una prova anche senza. Ne metto un po' anche sulla palpebra, c'è una quantità enorme di colorazioni, tanto che in negozio ero entrata un po' in confusione perché poi con le luci del negozio. Vedete, ne serve proprio poco, cioè io ho solo sporcato la spugnetta e guardate qua, cioè ne aggiungo un po' sotto senza caricare troppo il proprio contorno occhi. La cosa che mi è piaciuta è che è stato bello tutto il tempo che l'ho tenuto su, quando l'ho testato, ma ormai si tratta di praticamente 10 giorni fa perché poi si sono ammalati tutti, compresa me alla fine, l'ultima ruota del carro. E niente, è andato tutto in malora. Metto un po' di cipria qua. Questa è la Translucent di Kat Von D. E avevo detto di non fissarlo, ma ho cambiato idea. Faccio un po' di soft baking. Fatemi sapere se voi ce l'avete No, fondotinta, questo correttore. E ora prendo un pennello, questo qua, e con quello che era avanzato, ben poco, vado a passare leggermente sul viso la cipria che era rimasta, ma proprio poco poco poco, giusto per togliergli quell'aspetto sopra più. Un po' più lucido, diciamo, anche se questo fondotinta, cioè specie in questo periodo, è proprio perfetto. E visto che è un soft baking, voglio rimuovere anche subito la cipria. Ah, avete visto i nuovi capelli? Sì, li avete già visti. A voglia. Sono stata dal parrucchiere, ho rifatto il taglio, dopo li sciolgo, ma tanto nel video, quello bellissima, cioè bellissima, quello nel video dove vi faccio vedere il diffusore. Che ho il phon diffusore che ho comprato e avete visto il taglio, però dopo tolgo le orecchiette che le ho messe solo per non farmi dar fastidio dai capelli mentre mi trucco. Abbiamo fatto delle schiariture molto leggere, sembrano naturali, era proprio quello l'intento e poi mi ha ripreso stesso lui la base e mi ha fatto un 5 per chi mi ha chiesto e ha usato la tecnica del cappello di Aldo Coppola, infatti su Instagram l'avevo messa che prende, mi ha fatto la base, poi mi ha inserito i capelli all'interno di questo cappello e poi ha fatto tutte le sfumature, non ha tonalizzato perché andava bene così insomma. Allora, voglio provare insieme a voi oggi anche questo prodotto qua di NARS, che è la palette Orgasm Infatuation. Questo è il pack esterno bellissimo, c'è lo specchietto e questi sono i prodotti all'interno. C'è la terra, la famosissima Laguna, il blush Orgasm e l'illuminante Orgasm. Sono dei best seller, io vi straconsiglio di andare a vedere nelle Sephora fisiche se ancora ce l'hanno perché adesso l'hanno scontata a 27 euro e merita tantissimo. Non so di preciso quanto costi un blush di NARS, anzi ora faccio un attimo la ricerca perché queste cialde contengono 3,5 grammi di prodotto. Andiamo su Sephora e vediamo NARS. Cioè, un blush di NARS costa, mi mettono la pubblicità, 32,50 euro e all'interno sono presenti 4,8 grammi di prodotto. Capite bene che 3,5 rappresenta quasi una full size e questa palette all'interno ha tre prodotti meravigliosi. Specie questi due sono proprio top di gamma. Ho sentito parlare male da qualcuno di Orgasm perché dice che non è molto scrivente ed è un blush sheer, cioè su una pelle magari scurissima non è che si vedrà tanto, ma è bellissimo e
è proprio perché non è fake, non è quel blush un po' più fake, che non è che sia brutto il blush fake, però questo è un po' più naturale, naturale sul corallo luminoso e la terra strepitosa. Io ora la vado a mettere con il buffing brush di Real Techniques di questo set di pennelli, tutto regalato dalla Simo queste cose, cioè questo è un regalo di un compleanno passato. E ora vi faccio vedere questa terra quanto è bella. Io faccio un contouring barra bronzing, ovvero mi tengo un po' più ampia rispetto al classico contouring, e considerate che io non sono nessuno, ti giuro, nessuno. Non sono nessuno, non sono una makeup artist, quindi questo è come io mi trucco e come io uso i prodotti. Questo è il lato con la terra, leggermente sfumata, perché lo avete visto, non è che sono stata lì 3 ore a fare e disfare. E questo è il lato sbattuto nel tavolo, e questo è il lato piatto, cioè guardate che differenza, cioè in 2 secondi avete fatto. E proprio è un bellissimo bronzer. Non è né troppo caldo e né troppo freddo, perché anche le terre troppo fredde a me non è che mi sfagiolino più di tanto. Io ne metto un pochettino anche sul front office. Sono contenta di filmare un Get Ready finalmente. Mi dispiace solo che sia le ragazze nel Get Ready, parlo di questo, parlo di quello, parlo di quell'altro. Sono passati 10 giorni e non mi ricordo più quello che vi volevo dire. Più che altro perché ero partita molto fogata per i capelli, perché li avevo appena fatti. Ma l'entusiasmo è sparito perché... Ma dov'è il mio? Ah, è di là ad asciugare. Vabbè, lo applico con questo. Lo applico con questo pennello di Neve Cosmetics, tondo cicciottino di questa collezione Crystal. E appunto prendo Orgasm. E ora vi faccio vedere anche con e senza blush. È un blush poi modulabile, perché se voi pucciate, riapplicate, hai voglia che si vede. E io non posso fare, cioè io la sto utilizzando tutti i giorni sta palette, cioè perché applico la terra, perché questa ormai è la mia terra da tutti i giorni. E non ho tante terre e mi piace averne poche ma buone. Questo è l'effetto col blush, e qua c'ho sempre più luce. Comunque questo è l'effetto col blush. Ora lo metto anche un po' di là. E vi dicevo, poi mi trovo Orgasm vicino, mi piace tanto come mi sta, e quindi dico vabbè, che faccio, non lo uso. E praticamente non sto utilizzando più nessun altro blush. Cioè, prima di mettere l'illuminante, Maria, vabbè, uso questo, non c'ho più i miei... Ah, perché sono rimasti ad asciugare in bagno, perché quelli da viso mi si sono asciugati, mentre questi da blush no. Allora, l'effetto è molto naturale. Poi prendo questo, il Fan Brush di Nabla, e se c'è ancora prendete sia il set occhi che il set che è dove è presente questo pennello e questo per l'applicazione dell'illuminante. Sono i pennelli d'applicazione illuminanti più belli e funzionali di tutta la vita. Questo ce l'ho anche in colorazione rossa, perché eccolo, era della collezione The Nude, quindi questo lo sto già usando, figuratevi, dall'estate, e cioè, è prezioso. E ovviamente questo della collezione a gusto mio, della collezione natalizia, era più bello. Comunque uso il Fan Brush perché voglio un effetto più leggero, e faccio proprio così. E sventolo, potete fare sia in questa maniera che così, e lo metto anche qua sui baffi. E quello che avanza qua. Ah, ultimamente, no, riapro la palette, sto mettendo un po' di terra anche qua. Passiamo agli occhi, che farò in maniera molto semplice utilizzando proprio la palette di NARS. Ora vi faccio vedere come. Prendo il pennello da sfumatura Soft Crease,
che è morbidissimo, il pennello da sfumatura più morbido della vita. Lo inzuppo nella terra. Ci avevo già messo un po' di cipria prima. Faccio una cosa molto soft. Mi è venuto un grano di miglio qua, come si mandano via sti cosi? Devo fare, mi fa schifo, qualcuno me lo tolga, solo che per paura di fare guai non ho fatto proprio niente. Ok, così. Poi voglio provare a fare una cosa, aiuto, partono pennelli. Provo a prendere un po' di cipria con il pennello sempre di Nabla Large Shader. La voglio utilizzare per l'arcata. Invento cose oggi. Boh, vabbè. Che se frega. Vi volevo far vedere anche questo duo di illuminanti che sono bellissimi. Questi li ho utilizzati un botto a Sorrento e anche quando sono tornata a casa, e qua si vede proprio la conca e qua si vede la conca. Questo l'ho utilizzato di più, e con un pennellino, questo è un pennello No Sense, se smettono di suonare il clacson questi tutte le volte a caso. Io questi qua li ho utilizzati anche come ombretti, specie questo, questo l'ho utilizzato come ombretto ed è bellissimo. Infatti sto utilizzando questo di qua. E invece che mi dite dei prodotti di Fenty, il correttore, voi l'avete provato? Io non sono molto incuriosita, cioè sarei incuriosita da provarlo, però avendo preso questo di Huda Beauty perché ne avevo sentito recensioni migliori, perché quando sono andata io in negozio c'era anche già quello di Fenty, ma non mi sono molto azzardata a prenderlo perché volevo essere un po' più sicura che fosse un buon prodotto. Ora, se ho portato l'eyeliner, sì, l'ho portato, mi faccio una riga di eyeliner perché ci ho perso un po' la mano ultimamente perché non me lo sono più messo. L'ho rimesso ieri sono uscita, yeah, ho fatto shopping con la Marti, con la mia amica. E abbiamo fatto shopping e poi ci siamo mangiati il panino porco da Roadhouse, buonissimo. Abbiamo preso il French di quelli speciali, buonissimo. Hamburger irlandese, l'insalata spinacino, salsa Roadhouse, formaggio francese, bacon e la cipolla caramellata. Tanta roba, ragazze. E poi avevano messo quelle patate buonissime, un po' più rustiche, che ci avevano lasciato anche la buccia, mi sta venendo l'acquolina in bocca. E poi una montagna di quella salsa loro, salsa Roadhouse, dove io ci ho proprio tuffato pure il panino. Cioè, troppo buono. Ci voleva, io sono sempre a regime super healthy, però avevamo questa uscita programmata da 3 settimane e quindi non mi potevo esimere da mangiare il paninozzo. E ho fatto shopping, però non so se farvi un video perché non è che ho preso un vestitino, un paio di jeans, 2 magliette, però cioè, che vi faccio vedere 3 cose? Boh, metto l'eyeliner e non parlo perché sennò già faccio guai. Allora ragazze, questo è l'effetto finale sia dell'eyeliner che del mascara che degli occhi. La rima cigliare inferiore la lascio così, senza niente, perché non mi va
non mi va, voglio lasciarlo un po' più fresco. E mi piace tantissimo anche questo make up improvvisato per gli occhi, fatto con i prodotti così per la base. Questo illuminante ombretto di Fenty è spaziale. Nel frattempo mi sono fatta anche una tisana, questa è della Benessere Sea Cop. Passiamo agli ultimi due prodotti che ho preso appunto come regalino di Natale e ho scelto come rossetto Fake. È il color, c'erano due che mi piacevano, Flamingo Acid e questo, però visto che ne ho già due ve li ho fatti vedere. Uno è il rosso ed è il mio rosso, cioè proprio preferito, infatti è anche già scavato come potete vedere, ma lo potete vedere nel video haul dei regali di Natale. Come potete vedere swatchato anche il fucsia, non vedo l'ora di utilizzarlo il fucsia. Questi rossetti mi piacciono perché sono piccoli e costano 17,90 euro e non c'è tantissimo prodotto, ma per me non è un problema. Comunque c'è 1,7 grammi, ho tantissime cose che, cioè, la quantità del prodotto è proprio la cosa che meno mi importa in questo caso. E il pack è così, lo trovo molto fine, elegante e pratico. Qualcuno ha detto che è cheap, magari è cheap perché è leggerino, non è quella cosa pesante come di Fenty o il lo volevo dire troppo alla svelta, aiutatemi, Uncuffed, però non mi viene la categoria, cioè il nome. Comunque ho Uncuffed, dei rossetti liquidi, e quello è proprio un pack in vetro pesante, è molto. Questi sono leggerini e questo è il colore nude, c'è FB tatuato sopra, cioè stampato, vabbè, impresso, inciso, e il colore è un nude. Oddio, ho tolto la FB ed è un color nudo. Io però sul rosato, ora io lo vado a mettere senza matita. È la prima volta che lo indosso, e cioè che lo provo sulle labbra ed è bellissimo, veramente. Questo lo sfrutterò proprio tanto. E avendo l'applicatore così circolare, stretto, piatto, si riesce appunto a essere precisi anche senza matita. Con un rosso o con un fucsia vi consiglio sempre la matita. Io avevo visto un video di swatches su Instagram di Melissa Tani. Mi ero innamorata di queste due colorazioni. Ah, come mascara ho utilizzato il Diego Dalla Palma, il Make Up Studio High Performance Mascara, questo qua, e appunto ho fatto due passate leggere, mi ero dimenticata di dirvelo, mentre l'eyeliner, non so se ve l'ho detto, il Serial Liner di Nabla. E questi rossetti hanno la particolarità, la bellezza di essere dei comfort matte, mi sembra di non avere assolutamente niente sulle labbra. E sono fra i migliori rossetti che io ho provato, e il primo che ho provato è un rosso, ve ne ho già parlato, ma cioè, come colore è bellissimo. Però l'altro prodotto che ho preso è il Gloss Bomb nella colorazione Fussi Fassi, questa, il rosato. Quello sull'argento non mi era piaciuto perché era un po' troppo fake, e lo so che questi sono dei semplici gloss, ma questo appena l'ho visto si è utilizzato da solo, che applicato sopra i rossetti, cioè mi aveva troppo colpita. Quindi ora lo vado a swatchare ed è un semplice gloss che sa di caramellina, cioè alla fine non è che è questa cosa così particolare, voglio dire, ma ha un profumo buonissimo. E il Gloss Bomb è costato 17 euro. E niente ragazze, mi vado a togliere tutto e vi saluto. E niente ragazze, questo è il risultato finale del look, mi piace tantissimo perché è bello fresco, mi è piaciuta anche la resa dei prodotti viso sugli occhi, è venuto un look molto carino, ma cioè fatto veloce, vabbè, ho parlato 3 ore io. E il correttore di Huda si è sistemato benino, non mi pialla tanto quanto quello di Nabla, però cioè
Se devo dire, ti brucia il culo di aver speso 29,90 euro, cioè sì, perché sono 29,90 euro per un correttore, però li vale, e niente, aspetto i vostri commenti qua sotto, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, e se vi è piaciuto il video così, che insomma abbiamo chiacchierato sia di trucchi che di altro, insomma, a me piace filmare così, ecco, e spero che sia stato piacevole anche per voi, e vi mando un bacione e vi lascio al prossimo video. Mua!